C'è così tanto Abruzzo nei dipinti di Paolo De Cecco che ti pare di averli sempre visti. E invece no, le occasioni sono state pochissime o nulle, almeno fino alla mostra che verrà inaugurata domani a Città Sant'Angelo, al Museo Laboratorio dell'ex Manifattura Tabacchi. Pittore, incisore, musicista, inventore, insegnante, De Cecco, vissuto fra il 1843 e il 1922, è stato anche fondatore del celebre Cenacolo Michettiano. Troveremo in esposizione una parte molto ampia della produzione di Paolo De Cecco, non tutta perché è veramente estesissima, però stiamo parlando di più di 170 opere, quindi insomma è una mostra importante. Sono contenta si faccia a Città Sant'Angelo, che è la città natale. La mostra è stata organizzata secondo sezioni tematiche, abbiamo preferito dare quest'ordine proprio perché la sua attività comprende dei sottogruppi, quindi partiamo dalla pittura, arriviamo alle incisioni e poi ci sono i disegni, degli allievi, c'è una parte dedicata alle attività e ai rapporti amicali del Cenacolo. E ci sono delle cose conservate in questa collezione veramente pregevolissime. Io darei particolare importanza agli acqueforti, ma anche all'attività pittorica. I disegni sono a china nera, sono veramente di una bellezza eccezionale. E poi in queste relazioni, nei rapporti col Cenacolo, troveremo delle sorprese sicuramente. Ci sono dei nomi veramente importanti e altisonanti che oltrepassano i confini italiani, quindi a questo io tengo tantissimo. A noi interessava che venisse in emersione il lavoro di quest'artista. E grazie appunto al nipote omonimo Paolo De Cecco abbiamo potuto realizzare. Rivolgo i miei ringraziamenti anche al sindaco e all'amministrazione perché si sono spesi veramente tantissimo per la realizzazione di questa mostra e ovviamente al mio collaboratore che è direttore del Museo Laboratorio di Città Sant'Angelo, Enzo Dele Onibus, senza il quale penso non sarebbe stato proprio possibile organizzarla questa mostra.